Signori, buonasera, benvenuti al sesto modulo della multimedialità nella didattica. Questa sera parleremo delle immagini e dei video in Second Life. Perché in Second Life? O perlomeno parleremo del rapporto fra multimedialità e social network, perché non vi è nulla di meglio, e questo forse l'abbiamo visto anche nei corsi delle LIM degli scorsi giorni, che l'utilizzo dei social network per poter esporre o per poter lavorare su un progetto didattico. E i social network sono utilissimi. Social network partendo da Facebook piuttosto che da Vimeo, piuttosto che da YouTube per i filmati, piuttosto da Flickr, da Slideshow, cioè qualsiasi social network che possa essere utilizzato per condividere delle informazioni. L'unione di tutti questi attrezzi, di tutti questi social network, possono diventare veramente importanti per un progetto didattico. Utilizzare al meglio, il social network più adatto per fare delle cose, ad esempio Vimeo o YouTube per inserire dei filmati, Facebook per condividerli con la comunità. Io sono iscritto, ad esempio, su Facebook a dei gruppi di scuole, nei quali non solo mi passano le notizie, cioè quella lezione oggi non c'è perché sta male il professore tale, ma mi passano anche dei contenuti che poi diventano disponibili a tutti gli iscritti, quindi a tutti, in questo caso a tutti gli alunni. Io non sono un alunno, mi hanno iscritto lo stesso e sto testando il loro lavoro, cioè sto guardando la scuola che cosa fa attraverso Facebook, cioè la pagina ufficiale della scuola stessa. L'unione, dicevo, di più social network possano davvero dare un contributo essenziale ai nostri progetti, sia che sia il progetto di documentazione della nostra attività scolastica, piuttosto che invece l'esposizione di un progetto fatto con gli alunni stessi. Al di là poi dei permessi se si filmano, si fotografano gli alunni, si fotografa la classe, quindi bisogna metterli in un certo modo, poi bisogna cancellarli, insomma, ci sono tutta una serie di problematiche che affronteremo però in un altro modulo, non tenendo conto, scusate, di queste problematiche, l'utilizzo di alcuni social network è davvero importante. Nel modulo che potete vedere in Moodle, io ho inserito esattamente che cos'è l'idea del social network per la didattica. E soprattutto ho inserito una postilla che l'anno scorso non abbiamo fatto, che è quella del social network non più utilizzato, perché il più utilizzato è senz'altro Facebook, è senz'altro Twitter, ad esempio. È senz'altro YouTube piuttosto che Vimeo. Io preferisco utilizzare Vimeo perché mi dà delle possibilità in più e su YouTube veramente ci mettono qualsiasi cosa. Cioè, se uno fa una ricerca con termini particolari, che ne so, tipo tortura animali, così c'è anche il filmato che picchiano il gatto. Provate un po' a farlo con dei termini sconci, con dei termini un po' duri, con tematiche un po' dure. Vi accorgerete che su YouTube veramente mettano qualsiasi cosa. E non è detto che YouTube poi la tolga in maniera veloce, in maniera performante. A volte rimangono lì anche per dei giorni, per dei mesi. E come vedremo nei moduli
successivi, anzi, neanche nei moduli successivi, nel patentino del social network che ho inserito in questo modulo, ma che credo poi faremo in un modulo aggiuntivo a sé, come è stato richiesto ieri sera da un corso LIM, con tutti i partecipanti, quindi con i partecipanti anche degli altri corsi. Ciò che viene messo in internet rimane per sempre, perché se io metto qualche cosa di piccante, o qualche cosa di scomodo, questo qualche ora se lo metto io come Paolo Brenzini, probabilmente non se lo va a vedere nessuno. Se lo mette una ragazzina, le sue fotografie, come abbiamo detto ieri sera, appunto, queste potrebbero essere anche salvate dal peggior intenzionato, non il migliore, il peggior intenzionato che ne fa un uso scorretto. E anche se poi questa persona si pente e riesce a cancellarle, ma queste foto sono già andate in rete, perché me le copio io, se le copia l'altro, 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 l'altro ancora, e quindi diventano una cosa pubblica. I social network sono importantissimi, direi che sono la base del web 2.0, della comunicazione del web 2.0. Il problema è che bisogna porre anche alcune attenzioni. Soprattutto alcune attenzioni legali, in quanto sì che qua siamo in un mondo virtuale, e poi magari vi parlerò nei prossimi moduli, perché devo registrare l'intervista di un artista molto molto importante, italiano, che spiega che cos'è il virtuale secondo lui. Una persona che il computer lo usa esclusivamente come macchina da scrivere. Non ne sa altro, però mi ha dato l'altro giorno una descrizione di quello che è il mondo virtuale che era perfetta, proprio a livello culturale era perfetta, lo volevo registrare e farvelo sentire. Dicevamo, i social network sono la base del web 2.0, però anche se sono virtuali, le conseguenze di un comportamento scorretto diventa reale, perché per alcuni comportamenti c'è il penale, cioè c'è il processo penale. Certo che il ragazzino che fa la bravata non lo metteranno mai in carcere, però il ragazzino che fa la bravata, appena compiuto 18 anni, trovarsi una condanna penale sulle spalle che ti viene riportata sulla fedina penale perché hai fatto il cretino in Second Life piuttosto che il cretino su Facebook, mi sembra piuttosto. No, non mettono in carcere la maestra se questo se lo fa a casa. Semmai mettono in carcere i genitori, perché Gioacomo mi stava scrivendo, mettono in carcere la maestra. No, mettono in carcere la maestra se il comportamento scorretto è stato dalla maestra. Questo lo tratteremo in un modulo aggiuntivo apposta, che io e Riccardo non faremo solo per il corso della multimedialità, ma questo riguarda un po' tutto il mondo della scuola. Quindi io vi ho messo questa cosa sul patentino dei social network in questo modulo. Se volete condividetelo con gli altri volentieri, ma poi lo tratteremo in maniera seria, perché merita veramente un modulo a parte. Un modulo che io direi che va al di fuori dei corsi, perché qui rientriamo proprio nella sopravvivenza dell'insegnante, ma soprattutto in quello che bisogna far capire ai ragazzi. Ecco, cioè, lo strumento è uno strumento, i social network sono uno strumento eccezionale, che si può utilizzare, che si deve utilizzare a mio avviso, però bisogna anche saperlo utilizzare. Ve lo dice uno che per scelta, ma ripeto, per scelta ha un profilo del tutto pubblico. Questa scelta cosa vuol dire? Che il mio profilo è del tutto pubblico. Detto questo, cioè non sono il ragazzino di 15 anni, ma a parte questa cosa qui, io sto molto attento a quello che pubblico, cioè avendo un profilo pubblico esclusivamente cose che voglio rendere pubbliche.
Le cose private me le tengo per me. Tutt'al più le racconto al mio amico, ma le racconto di persona, neanche per telefono. E devo dire la verità, a me non mi è mai successo nulla. È una scelta mia. Io credo proprio nella condivisione degli argomenti, però pubblico solo gli argomenti condivisibili. Infatti, io trovo su Google i miei messaggi di forum di 10 anni fa. Io ho trovato un messaggio su una scheda video che avevo pubblicato su un forum della Microsoft, che neanche mi ricordavo più di aver scritto. Per fortuna era solo una cosa di una scheda video, poteva essere ben altro. Ecco. Detto questo, ritorniamo sull'argomento. I social network sono veramente una cosa importante. Regina o re dei social network è Second Life. Second Life, a differenza di altri mondi virtuali più dedicati al gioco, infatti, come grafica rispetto agli al ad altri mondi virtuali lascia un po' a desiderare, cioè ha una grafica di qualità minore, ha privilegiato e privilegia la condivisione, cioè la parte social network. E questo è importantissimo. Infatti, vedete, Kumano dice che ci sono aziende che non hanno assunto per idee divergenti desunte dai forum anche vecchi di 10 anni. Cioè, questa è una cosa. Allora, se io sono il padrone di un'azienda, o perlomeno non il padrone, sono chi fa le selezioni per quell'azienda, e mi si presenta uno con un curriculum da favola, prima di assumerlo, gli vado a fare il pelo, soprattutto in internet. Vado a vedere chi è, chi non è, cosa frequenta, cosa non frequenta, le idee politiche. Questo che sia giusto o sbagliato. No, qua non stiamo discutendo se è giusto o sbagliato, perché uno deve avere le proprie libertà. Qui stiamo parlando com'è. Io queste cose non le trovo giuste, però so che le fanno. E per cui, teniamole ben presenti. Quello che invece volevo porre è il concetto dell'utilizzo libero in questo caso, senza questi vincoli che poi andremo ad esaminare, dei social network per fare didattica. È importantissimo e soprattutto è importantissimo l'uso di Second Life. L'uso di Second Life in quanto è un social network immersivo che ti dà una possibilità di condivisione delle cose veramente, ma veramente eccezionale. Perché veramente eccezionale? Per un motivo, perché in Second Life si possono, intanto vi è un'immersività unica. Io a volte porto in giro con le mie io una serie di barche, mi piacciono le barche da lavoro, mi sono comprato delle barche. Vi sono dei posti in Second Life dove si può navigare e io porto le persone, porto i miei ospiti in giro a fare dei giri con queste barche. La cosa che viene fuori a proposito dell'immersività e della socializzazione è quello che le persone un bel momento mi dicano: ma sai che mi sembra davvero di stare in barca? Sento il vento nei capelli piuttosto che lo spruzzo dell'acqua in faccia, piuttosto che queste cose qua. Perché? Perché gli ritorna in mente magari l'unica volta che sono stati in barca sul lago piuttosto che al mare, e questo ricordo gli rende viva proprio le sensazioni. Però ti posso assicurare che ci sono, nella simulazione, si va oltre il senso della vista e dell'udito. Perché c'è quello che in teatro c'è un termine ben preciso. Si dice a catarsi.